Allora ragazzi, eccoci qui a... Leggiamo il cartello. Non lo ricordo più. Termopoli, sì, chiaramente Termopoli siamo. Come dimenticare questa città con le terme? L'età media è molto bassa. Ma sono tutti vecchi. Ma prima di cominciare... Io non mi muovo, è da qua. Io non mi muovo finché non... Prima di cominciare... Lo sapete, dovete mettere like perché alla onesta... Onestissima cifra di 20.000 mi piace, potrete avere un prossimo episodio. E se mi dite che 20.000 non è una cifra onesta, vi spacco il culo, pezzi di merda, ok? Cominciamo! Ciao bel maschione, ciao! Ah no, niente, bella sventola. Cioè, già pronta. Che ne dici di provare i fanghi miracolosi? Ci sta una favola qua sotto, sono in questa posizione da circa 15 anni. Ho appena deposto un uovo. Che schifo. Sembra doloroso, ma non è poi così male. Basta non stringere le chiappe al momento sbagliato. Che dici, lo vuoi? Non c'è posto in squadra. Ah sì, cazzo. È perché ragazzi, dovete sapere che l'unico PC che funziona sta a Nazistopoli. Tutti gli altri in questo gioco non funzionano. Quindi per cambiare i Pokémon dobbiamo tornare a Nazistopoli. Ma lo faremo quando prenderemo volo. Esatto, perché se no dobbiamo fare 38 km, non abbiamo voglia. Qui vicino c'è un noto coffee shop. Dovresti farci un salto. Dimmi che hanno messo Starbucks. Dimmi che hanno messo Starbucks. Coffee shops, l'erba del vicino è sempre più buona. Mi sa che non è Starbucks. Questo è il miglior coffee shop di tutto il mondo. Prendi questo, ti servirà. John riceve cartine. Benvenuto al coffee shop. Abbiamo ogni tipo di erba. Canapa, mista, joint, hashish. Hashish quanto costa? Allora ci facciamo un po' di canapella. È di ottima qualità. 6 grammi di canapa. Sono 3000, va bene. Non farti cuzzare i finanzieri. Oh, un altro sosia. Mia moglie depone uova e quel zigzag lì non me la racconta giusta. Pshaw, mi trombo sua moglie e lui non se la dà. Fuck the police, coming straight in the underground. Ok, è tempo della palestra. Quanto è sempre il solito principe Giglio. Non ho un consiglio da darti, però se vuoi ho un coniglio. Non voglio un coniglio. Pillola rossa o pillola blu? I tuoi Pokémon possono resistere a 392 gradi, i miei no. Quindi è un po' random, ci arriveremo prima o poi. Oh, è di capodestra. Sì, ti piacerebbe. Sì, mi piacerebbe. Ci hanno gabbati. Quanto sono forte! Tutto il primo colpo, tranne una. Fortissimi, fortissimi. Oh, ma che tu fai? Boia de, non so. Mi compari davanti così. Comunque, preparati a combattere. È Paolo Ruffini. Ci scommetto il culo che è Paolo Ruffini. No, non è Ruffini. Poeta Mimmo vuole perdere. Manda Detective Conan. E Detective Conan... Oh, le iperpozioni. Oh, trolla il nostro gioco con le iperpozioni. Gli allenatori tutti ce le hanno. Boom! Ciao ciao anche a Mario. Boia de, sei forte. Johnno riceve iPod con musica hardcore da Mimmo. Questo iPod ti consentirà di accedere alla Sega Pokémon. Perciò non consumare le batterie. Prendi anche questo. Riceve TM50. Cos'è TM50? Vampata. Dici vampata? Così, senza sapere leggere né scrivere. Vediamo un po' se è vampata. Scusatemi, non volevo. Facciamo una cosa. Togli con... No! Oh, c'è il baldraccone. Ma non si può stare in pace un secondo. Johnno, sei sempre tra le balle. Ti do questo, magari ti levi dai coglioni. Johnno riceve Googles. Gli occhiali di Google. Con questi Googles potrai attraversare il deserto, dove i coglioni si lanciano la sabbia. Visto? Non ci voleva tanto. Scusa, ti chiami mica Tonio Cartonio. Che ritardato l'Alzheimer. Gianni, no, perché? No, niente. Fammi vedere il culo. Ma io, secondo me, è un bug del programmazione. Non ha senso sta conversazione. È tempo di levare il condivisore di esperienza a Butterfly, che si è già evoluto, e lo daremo a Patatamon. Eccoci qua al deserto. E ci lanciano la sabbia, ma noi abbiamo gli occhialoni. No! Sabbia! Ostia! Sabbia! Caccola! Ma sul serio, un Pokémon caccola! Patatamon guadagna bla bla bla. Sale del tren a livello 3. A livello 4. A livello 5. Sei serio? Livello 6. Sei buggato. Livello 7. Sul mio sguardo. Se non si fosse buggato.
posso sopravvivere in questo deserto di 40 giorni, 40 notti. Un po' come Gesù. Un po' come Gesù. Giorno trova TM37. Cos'è TM37? Non lo so, ma posso azzardare Terra in Pesta. Oddio, ma io posso anche andarmene dopo questa. Cioè, questa non la sapevo per davvero. Ho vinto. Hai trovato un fossile, se prendi questo l'altro scomparirà. Lo vuoi? Hai trovato un fossile, se prendi questo l'altro sono uguali. Ok. Lo vuoi? Sì. Sì. John riceve root fossil. No, l'altro è sprofondato. Vabbè. Ok, abbiamo i nostri fossili, portiamoli al coglione che li resuscita. Salve, io riporto in vita i fossili, puoi trovare i fossili nel deserto. O forse se bla bla bla. Ma noi ce l'abbiamo il fossile. Forse non l'ho implementato. Non ce lo lascia fare. Che peccato. Ecco perché era inutilopoli, perché manco questo funziona. Pokémon, abbiamo trovato me stesso. Ma se lo uccidiamo non finisce il gioco, vero? Proviamoci. No, catturiamo. Ci catturiamo? Catturiamoci, ma è un po' come leggendario, non capisco. Ok. Preso, me stesso è catturato. Diamo un soprannome, lo chiameremo John. Chiameremo John. Allora, siccome abbiamo tutta la palestra, ora dovremmo essere in grado di poter usare forza. Sì. Sì, vogliamo usare forza. Ivysaur, può spostare i massi. Bravo, Ivysaur. Bravo, Ivysaur. John trova TM06. No. Dai, Spawn. Non la posso sapere. Mi arrendo, non la so. Tossina, not bad. Riceve pietra focaia. Pietra focaia, dove cazzo gli pare? Insegniamo fossa a butterfly. Vabbè, insegniamo butterfly. Ok, ora con una magia in teoria si può fare butterfly fossa. E siamo magicamente fuori. E siamo tornati a città laggiù perché è tempo di sconfiggere Papone. Dovrai affrontare tuo padre, ora sei pronto? Il nostro Segados non ha paura di nessuno. Quindi hai deciso di presentarti, vecchio. Ora dovrai combattere con me. Oh mio Dio, è più vecchio di noi. Papone vuole perdere. Manda Charmezard. Oh mio Dio, che aborto. Ma cos'è? Charmander... con la testa di Charizard. PC. PC. PC con le ali. È PG... PG8? Va a dar del culo, vai a dar del culo. È milanese, figa. Vai a dar del culo, figa. Gianno riceve cappello da pappone da papone. Questo cappello da pappone ti consentirà l'accesso alla sega Pokémon. Quindi tienilo da parte e non usarlo con la prima bagasciona che passa. Prendi anche questo. Gianno riceve TM42. Che è facciata. Facciata? Facciata. Ti dimostro subito che è facciata. Facciata. Ciao Johnno, tu non mi conosci, ma io conosco te. Alcuni uomini mi hanno ordinato di consegnarti questo. Johnno riceve HM03, che dovrebbe essere surf. Surf. Contiene surf e può essere utile per attraversare il mare. Ottimo. Bene ragazzi, direi che con questo possiamo concludere l'episodio qui. Abbiamo sconfitto due capopalestra, ben due. Abbiamo preso i fossili nel deserto che non servono a un cazzo. Abbiamo anche raccolto la pietra focaia, chissà se si potrà far evolvere qualcuno. E quindi, per questo episodio è tutto, arriviamo a 20.000 mi piace per un prossimo episodio dal camper! E da Spawn è tutto, noi ci vediamo... in mezzo al mare, Spawn, ci vediamo in mezzo al mare in con mezzo surf! Al mar. In mezzo al mare! Non so come va avanti, però mi sa che è in mezzo al mare!